No! Eccomi qua, buongiorno a tutte e a tutti, perché ho anche alcuni maschietti che mi seguono. Sono un'altra volta qui con voi per rispondere a alcune domande sul video precedente sugli smalti HD One Step. E per presentarvi altri 5, anzi 2, 4, 5 colori di smalti semipermanenti tradizionali, perché alcune di voi, sia tramite la pagina Facebook di Salvatore Ali, sia sul profilo di Instagram che esce come Salvissimo, mi hanno scritto alcuni messaggi privati chiedendomi di vedere alcuni toni di rossi. Non siete state molto chiare, perciò io ho fatto un mix tutto mio. Alcuni toni di rossi della linea, diciamo, tradizionale degli smalti semipermanenti che in Etienne si chiamano Quick. Ve li faccio vedere qui. La pagina degli smalti semipermanenti è questa qua. Questi qua sono i Quick e i colori sono qua. Io tra i 120, credo 130 colori che Etienne propone, ne ho selezionati 5 che erano quelli che bene o male credo di aver capito che alcune ragazze mi avevano chiesto sui messaggi. Cosa sono gli smalti semipermanenti? La differenza con i smalti one step che abbiamo usato la volta scorsa. Lo smalto one step è uno smalto, come ho detto nello scorso video, molto veloce, non ha una base, non richiede preparatori e non richiede soprattutto diciamo una fase di sigillatura, perciò un sigillante. Di conseguenza io cosa faccio? Opacizzo le mie unghie naturali dopo aver fatto comunque una preparazione. Applico il colore in strati sottili, generalmente sempre due applicazioni, catalizzo in una normalissima lampada UV o anche LED e il colore è autolucidante, vuol dire che non produce uno strato detto volgarmente appiccicaticcio, che sarebbe uno strato di dispersione, essendo lui appunto autolucidante. È un prodotto innovativo, veloce soprattutto, è molto 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 facile. Lo smalto semipermanente è un po' più, non dico laborioso, ma possiamo dire che è un po' più professionale. Ha bisogno di preparatori, ha bisogno di una base e di un sigillante. In Etienne la base e il sigillante, diciamo, corrispondono allo stesso prodotto. Ma questo poi lo vediamo successivamente, perché ho ricevuto proprio ieri alcuni messaggi per dei tutorial sullo step by step, perciò come applicare il semipermanente in maniera corretta, perciò come preparare le unghie e poi vedere l'applicazione del colore e come applicare anche il one step. Perciò cerca si modella disperatamente, perciò se c'è qualcuna di voi interessata su Palermo, perché in questo momento registro da Palermo, può mandarmi un messaggio tramite Facebook o WhatsApp e la useremo come modella per fare vedere appunto l'applicazione dello smalto semipermanente e del one step. Quali sono i colori che mi avete richiesto? Mi avete chiesto dei toni di rossi. Sempre per questa stagione che, come abbiamo detto nello scorso video, è una stagione un po' transitoria, è una stagione dove soprattutto al sud ancora si è abbastanza abbronzati, perché comunque considerate che fino a domenica scorsa io sono andato a mare, chi mi segue su Instagram ha visto che ho postato dei video con 30 gradi, perciò diciamo che in Sicilia o nel sud dell'Italia in generale ancora diciamo che le temperature sono medio-alte, al nord magari un pochettino già le temperature sono scese, perciò ci troviamo in una condizione in cui la nostra carnagione perde, diciamo, l'abbronzatura e iniziamo ad andare incontro all'autunno. I colori ovviamente non sono gli stessi che io posso utilizzare queste, diciamo, che utilizzo
Ops. Che ho utilizzato, che mi piace di più quest'estate, perciò i toni del fucsia, del magenta, dei gialli neon, dei verdi, sono colori che ormai non possiamo più indossare materialmente. Io ho scelto, come per gli HD One Step dello scorso video, ho scelto dei toni di rossi, perché questi comunque mi avete chiesto voi. Ho scelto un rosso corallo, stavo dicendo Classic, che è il secondo, che è ancora un rosso che sta proprio a metà tra un rosso acceso, perciò un rosso fuoco, e un rosso prettamente invernale. Non è un rosso troppo arranciato, perché sicuramente mi sta dicendo ma il corallo è un rosso arranciato. C'è da dire una cosa, che per le donne il rosso corallo è un colore che può avere mille sfumature differenti, è come quando vi chiedono o ci chiedono un rosso fuoco. Questa è una bella domanda, perché il rosso fuoco può avere tante tonalità differenti. Il rosso corallo comunque è un rosso che ha un pizzico di arancione al suo interno, molto bello, molto elegante. Il rosso classic, che è sicuramente un rosso un po' più intenso, al suo interno possiamo dire che è leggermente, e anzi il suo interno è leggermente più ciliegia rispetto al suo fratello corallo. È un rosso più cupo, è un rosso più chiuso, è un rosso più freddo soprattutto, sia per le carnagioni bianche, perciò per le donne caucasiche, asiatiche, nordiche. È un rosso che risulta molto molto elegante. Corniola. Il corniola, se avete presente la pietra preziosa che vira, ha molte molte sfumature questa pietra, e va dall'arancione più caldo a un rosso arancionato. Poi ho scelto il papavero perché è un bellissimo nude, molto carino. E ultimo, ma non perché è ultimo perché il numero del codice mi esce come ultimo, perché è il QCK98, ho scelto Summer Red, che è uno dei miei colori preferiti sempre, sia estate che inverno, perché è un bellissimo color fragola. È un rosso fucsia, è un rosso che strizza, diciamo, l'occhio verso la famiglia dei fucsia, perciò dei rosa, ed è un colore che sta benissimo sulle mani abbronzate, molto bene, si adatta perfettamente alle carnagioni più chiare, ed è un colore che secondo me va bene in tantissime stagioni. Questi sono i colori che ho selezionato per voi. Vi saluto, vi ringrazio tanto sempre per le visualizzazioni, vi invito a iscrivermi sul mio canale se vi fa piacere, e vi deve fare piacere ovviamente, perché sennò io che li faccio fare i video se poi non c'è nessuno che se li guarda, non c'è nessuno che si iscrive. Il prossimo video che caricheremo sarà sicuramente sul meeting che sto organizzando domenica 24 a Palermo, perciò poi lì ci divertiremo, sarà un video un po' più movimentato perché io farò dimostrazioni, ci saranno anche le mie colleghe che faranno dimostrazioni, perciò entrate con noi all'interno proprio di un meeting aziendale. Vi lascio a tutti, vi abbraccio, vi do un bacio, iscrivetevi in tanti e condividete in tanti il mio video.